Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la cronaca: è stato salvato poco dopo le 13 l'uomo di Pianella che questa mattina ha abbandonato la sua vettura nei pressi del viadotto Cerrano, poi ha raggiunto il punto più alto e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. La trattativa, che è durata oltre 4 ore, alla fine per fortuna ha avuto esito positivo e l'uomo è stato fermato e portato in salvo. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. È stato salvato dopo oltre 4 ore sospeso nel vuoto il ragazzo di 27 anni di Pianella, che questa mattina poco prima delle ore 9 ha lasciato la sua automobile nei pressi del viadotto del Cerrano e ha percorso a piedi i metri che lo separavano dal punto più alto dello stesso, minacciando di lanciarsi. Il tratto autostradale tra Pescara Nord e Pineto è stato chiuso, creando notevoli disagi alla circolazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti il 118 con l'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Pescara e la medicalizzata di Atri, i vigili del fuoco, la polizia autostradale, i carabinieri e il personale di autostrade, oltre che la polizia locale. I soccorritori erano arrivati sul viadotto sia sopra che sotto il ponte e i vigili del fuoco avevano montato un gonfiabile in basso. Un lungo tiro e molla, durato tantissimo tempo, col giovane costantemente monitorato anche dal punto di vista dell'idratazione a causa del grandissimo caldo che avrebbe potuto condizionarne ulteriormente la lucidità. Alle 13.10 la svolta, coi soccorritori che lo hanno afferrato sventando il tentativo di compiere l'estremo gesto. Fortunatamente senza tragedia questa spiacevole vicenda, purtroppo non è la prima in questo punto tra Silvi e Pineto. Oggi in realtà doveva essere una giornata in cui l'autostrada tornava, diciamo, ad essere scorrevole. Questa mattina hanno comunicato, insomma, che l'autostrada sarebbe stata chiusa in questo tratto per appunto un tentato suicidio. Adesso non conosco i dettagli, so solamente che dopo ore e ore le forze dell'ordine sono riuscite, insomma, ad evitare questa tragedia, fortunatamente. Adesso spero, insomma, che la persona protagonista di questo gesto, insomma, venga seguita, a cercare di capire anche perché, insomma, sia stato questo gesto, questo tentativo. Di nuovo, insomma, mi complimento con le autorità, insomma, che sono riuscite a scongiurare questa ennesima tragedia in questo punto. Adesso il bollettino dell'emergenza coronavirus: sono 5 i casi positivi registrati dalle analisi dei tamponi svolte nelle ultime 24 ore. Positivi complessivi in Abruzzo da inizio emergenza sono così 3.387. Non ci sono per fortuna nuovi decessi, sono 14 le persone ricoverate in ospedale, di cui una in terapia intensiva, e 101 quelle in isolamento domiciliare. Aumentano anche i dimessi e guariti a quota 2.800. E adesso ci occupiamo del caso migranti a Moscufo. Da questa mattina 50 immigrati provenienti da diverse zone dell'Africa sono stati collocati all'interno del centro di accoglienza straordinaria proprio di Moscufo. Gli ospiti saranno sorvegliati da parte della ASL per tutta la durata della quarantena. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Sono arrivati questa mattina, poco prima delle ore 7, presso il centro di accoglienza straordinario di Moscufo, il gruppo di 50 migranti partiti ieri sera da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il gruppo, la metà dei quali minori, è formato prevalentemente da nuclei familiari provenienti da diverse zone del continente africano, come Ghana, Mali, Costa d'Avorio e Liberia. Gli ospiti, dopo aver effettuato i test serologici risultati negativi prima di partire per l'Abruzzo, resteranno in sorveglianza attiva da parte della ASL per 15 giorni.
L'obiettivo, si legge in una nota della prefettura di Pescara, è la sicurezza, anche sanitaria, degli abitanti di Moscufo, della provincia di Pescara e degli immigrati stessi. Per questo è stato attivato un unico posto di sorveglianza H24 da parte delle forze dell'ordine. Mi hanno rassicurato ieri col tavolo tecnico la presenza di donne e bambini e anche il controllo attento delle forze dell'ordine, e poi la cosa migliore è che faranno la quarantena e poi saranno dislocati in altri centri di accoglienza, almeno solo per 15 giorni, e poi le forze dell'ordine la presenza ce lo garantiscono per 24 ore. Questa è la cosa che siamo riusciti ad ottenere ieri al tavolo tecnico. Il sindaco non ha altri poteri per decidere, purtroppo, ci stanno organi superiori, il Ministero dell'Interno, ci sta le prefetture, ci sta la questura. Io non ho potuto fare altro che ascoltare e cercare di mediare per trovare un compromesso per stare più vicino ai cittadini di Moscufo e a Moscufo. Le fiamme spinte dal vento verso la sommità delle dorsali del sistema montuoso fra le frazioni interessate dagli incendi all'Aquila sta definendo un unico fronte di fuoco fra Arischia e Cansatessa. Le due zone continuano a essere gestite come fronti separati dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale per cercare di razionalizzare gli interventi. Intanto in alcune zone della città è piovuto, e questa è una buona notizia. Sul fronte di Arischia stanno operando un Canadair, un Ericsson e due elicotteri. Due mezzi aerei si sono concentrati sulla zona di via Macindole per proteggere un'antenna di telefonia minacciata dalle fiamme e le case a ridosso. La priorità ad Arischia, conferma la sala di controllo della Protezione Civile, è contenere l'espandersi del fuoco verso le infrastrutture, tra cui numerosi tralicci, e controllare gli alberi della pineta che, infiammandosi come torce, fanno ripartire il fuoco. Sulla zona di Cansatessa sono attivi 4 Canadair e un elicottero regionale. Le abitazioni sono state messe in sicurezza e le fiamme sono sotto controllo. Un momento di difficoltà è stato vissuto dal personale regionale quando è stato accerchiato dalle fiamme spinte dal vento e dunque ha dovuto lasciare la realizzazione di una linea tagliafuoco. Su entrambi i fronti sono al lavoro complessivamente 26 squadre di volontari della Protezione Civile che sono dotate di certificazione antincendio. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, cambiamo argomento. Manifestazione per l'ambiente a Pescara, al centro della protesta la questione delle energie rinnovabili e quella della centrale SNAM a Sulmona. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Dicono che vogliono cambiare il clima, ma se poi fai delle cose clima alteranti che dureranno per 70 anni, di che cosa stiamo parlando? Ci stanno prendendo in giro. Come molte altre regioni italiane, anche a Pescara gli ambientalisti scendono in piazza, o meglio in mare. La protesta è volta a indirizzare la società verso forme di energia rinnovabili ed ecosostenibili. Possiamo cambiare perché abbiamo le energie pulite che ci dà padre sole e terra madre, per poter fare tutto in santa pace senza distruggerla. Ma soprattutto per dire no al decreto semplificazioni recentemente varato dal Consiglio dei Ministri. Da mano libera ai potenti, è ciò che è scritto sullo striscione senza molti giri di parole. Decreto semplificazioni da mano libera ai potenti, perché? Perché per esempio per fare una prossima via non ci avremo più 60 giorni di tempo ma solo 30, perché le bonifiche bonificheranno soltanto il terreno e non l'acqua che sta sotto, e tanti altri problemi e inghippi che porteranno le persone a non poter incidere sul proprio territorio. Questo praticamente è un regalo appunto ai potenti. In primo piano anche le questioni abruzzesi, sventola sul mare pescarese una bandiera no SNAM, il simbolo della lotta contro la centrale a spinta e compressione di Sulmona e il relativo metano. C'è la centrale di accelerazione del gas a Sulmona e tutto il gasdotto SNAM che viene costruito in una zona altamente sismica e franosa, che è una follia da un punto di vista scientifico. Il TAR però ha respinto il ricorso dei comuni che si stanno battendo contro SNAM, strada spianata per ora al colosso delle infrastrutture energetiche. È pazzesco che nella nostra regione, comune, sono tutti quanti contrari, eppure questa cosa va avanti. È solo l'intervento delle istituzioni non basta. Non basta perché ci servono i poteri reali. I poteri reali sono quelli che girano poco prima delle riunioni dei ministeri e delle veline che danno ai ministri per poter decidere una cosa o un'altra.
Adesso ci spostiamo a Chieti, parliamo di politica, inaugurazione questa mattina per la sede elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative di settembre e Luca Amicone, il candidato a sindaco per i pentastellati. Vediamo il servizio. Bisogna accendere l'entusiasmo nei cittadini nella partecipazione politica attiva. Di cosa ha bisogno oggi Chieti? Innanzitutto di essere rilanciata, di essere unita. È ufficiale, Luca Amicone è il candidato sindaco di Chieti per il Movimento 5 Stelle. Inaugurata la sede elettorale questa mattina, il 20 settembre, sottolinea il pentastellato, non sarà solo il giorno delle amministrative, ma anche quello del referendum grillino per il taglio dei parlamentari. È una squadra nuova quella a sostegno di Amicone, perché i consiglieri 5 Stelle della consigliatura che si appresta a concludersi hanno deciso di non ricandidarsi. I due consiglieri comunali uscenti, che per occasione ringrazio per il lavoro fatto in questi 5 anni, non si sono più ricandidati per motivi professionali. Quindi abbiamo ricostruito una squadra che comunque aveva anche elementi precedenti e quindi adesso siamo ripartiti con più slancio, con rinnovamento e siamo qui pronti ad accogliere le istanze dei cittadini. Siamo aperti al dialogo, ma ci alleiamo solo con liste civiche. Queste le parole di Amicone, che così chiude la porta in faccia al candidato del centro-sinistra Diego Ferrara, che aveva definito i 5 Stelle interlocutori privilegiati. Noi abbiamo aperto alle liste civiche, abbiamo fatto un appello, anzi ne abbiamo fatto più di uno, perché al momento noi possiamo allearci solo con liste civiche. Quindi chi vuole, noi siamo aperti al dialogo, anche eventualmente ad allargare il discorso sul programma. Noi siamo qui. E ancora emergenza degrado nelle case popolari di Pescara, secondo il pentastellato Domenico Pettinari. Questa mattina il consigliere regionale, vicepresidente del Consiglio regionale, è tornato in via Rigopiano. Qui ci sono 19 appartamenti vuoti, alcuni anche ristrutturati, significa non assegnati, e a Pescara ci sono circa 700 persone in graduatoria, alcuni anche da 10 anni che aspettano l'assegnazione in un alloggio provvisorio. Questo grida vendetta. Cerca vendetta il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Il 5 Stelle è tornato in via Rigopiano, a Pescara, per puntare il dito contro quello che definisce degrado a due passi dall'ospedale. Sporcizia e spaccio, queste le problematiche delle palazzine Ater, secondo Pettinari. Seconda cosa, la sporcizia da tutte le parti. Qui urinano, sputano lungo i corridoi, lasciano immondizia da tutte le parti, dentro i palazzi, fuori, gettano l'immondizia dalla finestra e i cittadini onesti non ce la fanno più a sopportare. Poi nuovamente stiamo a denunciare perché è iniziato lo spaccio di droga. Spaccio di droga, quindi delinquenti, criminali. Io invito soprattutto le forze di polizia dell'ordine a seguire queste persone. Pettinari chiede di verificare i requisiti degli assegnatari delle abitazioni, di controllare gli allacci all'energia elettrica, al gas e all'acqua, di assegnare le case vuote e di formare un comitato ordine pubblico in sinergia col prefetto. E questi controlli li deve fare il comune. Voltiamo pagina, inaugurata questa mattina a Teramo la Fontana dei Due Leoni in Piazza Orsini. L'assessore comunale di Bonaventura ha ringraziato i restauratori e le ditte che hanno permesso di recuperare l'opera realizzata dallo scultore Pasquale Morganti tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Vediamo. Il recupero di questo importante monumento della città di Teramo è una bella storia da raccontare. Circa un anno fa abbiamo iniziato un percorso per la rimozione di tutte le transennature. Purtroppo questo è un edificio importante interessato dagli eventi sismici e quindi era come prima operazione rimuovere le transennature e mettere in sicurezza il cornicione dell'edificio. Poi c'è stata la rimozione dell'edicola che stava ormai lì da anni chiusa, fatiscente, luogo di degrado, e poi si è tolto l'ultimo anello, togliere l'imbalcatura sopra la Fontana dei Due Leoni. Poi il miracolo che è avvenuto, che i due amici Corrado Anelli e Agostino D'Angelandone, due importanti restauratori, si sono offerti di restaurare gratuitamente questo monumento importante. Oggi lo è sotto gli occhi di tutti, il monumento ha recuperato tutta la sua bellezza iniziale quando Pasquale Morganti l'ha realizzato nel 1989, se non vado errato, e quindi oggi siamo felici di consegnare alla città un luogo così importante, un monumento così importante. La Fontana di Pasquale Morganti, la Fontana dei Leoni, è stata inaugurata nel 1899. Pasquale Morganti era uno scultore
noto nella nostra città, abbiamo fatto i suoi studi a Firenze, pagati anche dalla provincia proprio di Teramo. Pasquale della Monica, che è stato uno dei suoi maestri, il grande pittore, lo ricorda come un uomo di gran talento, e nonostante la scelta di mettere due leoni a guardia del palazzo di città, perché avrebbero voluto dei delfini, un uomo coraggioso ed inventiva, importante. Aperta ufficialmente da oggi la mostra dell'artigianato artistico abruzzese che si svolge ogni anno a Guardia Grele in provincia di Chieti. Tante le novità per la rassegna arrivata al traguardo del mezzo secolo. Vediamo. Taglio del nastro per la 50ª edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese in programma da oggi, sabato 1 agosto, a Guardia Grele. L'esposizione artistica, organizzata dall'ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, gode del patrocinio della Regione Abruzzo, dell'assessorato alle attività produttive, della Camera di Commercio Chieti Pescara e del Comune di Guardia Grele. I visitatori potranno accedere alla mostra tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 23, all'interno del Palazzo dell'Artigianato in via Roma 28. La novità di quest'anno è la formula rinnovata della mostra a causa del coronavirus, che consentirà di rendere visibile l'esposizione ai visitatori che non potranno arrivare in Abruzzo. L'ente infatti ha realizzato un virtual tour della rassegna che permetterà all'utente di visitare le stanze dedicate all'arte. È stato attivato inoltre un sistema di e-commerce gestito dall'ente per la vendita online dei manufatti, un progetto di digitalizzazione che offre una valida alternativa alla mostra. La mostra c'è da 50 anni, dal 1971. Oggi celebriamo le nozze d'oro dell'ente mostra. Grande risalto a questa mostra, alla bellezza delle opere che gli artigiani abruzzesi hanno portato per questa occasione, e li ringrazio di cuore. Dico sempre che gli artigiani lavorano con le mani, ma nelle opere che realizzano ci mettono il cuore, quindi vengono fuori veramente dei capolavori di arte assoluta. Questa sarà una edizione particolare e andrà avanti con il rispetto di tutta la normativa Covid prevista dal Ministero della Salute, quindi chi arriverà a Guardia Grele sarà misurata la temperatura, sarà usato il gel disinfettante, il distanziamento, quindi tutte quante le norme di sicurezza, quindi si può venire tranquillamente a visitare la mostra di Guardia Grele. Bisogna prenotarsi, ma si può venire anche liberamente senza problemi e naturalmente con il rispetto dei tempi per quanto riguarda la visita. Veniamo da lontano, storia, cultura, tradizione abruzzese, però gli artigiani abruzzesi oggi si sono anche orientati verso le nuove tecnologie, quindi l'uso del 3D, l'uso del digitale, e sicuramente tante opere che sono esposte in questa mostra sono state fatte con l'uso di queste nuove tecnologie. Una proposta solida in grado di dimostrare tutti i pregi del territorio, ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi alla consegna del dossier di candidatura della città dell'Aquila, capitale italiana della cultura per il 2022. Il capoluogo d'Abruzzo si era già candidato per il 2021, e state vedendo proprio le immagini che si riferiscono a quella candidatura, ma la procedura è stata prorogata di un anno per il Covid. La giuria istituita dal Ministero per i beni e le attività culturali selezionerà 10 finaliste entro il 12 di ottobre, poi il 12 di novembre raccomanderà al ministro la città che avrà ritenuto più idonea ad essere insignita del titolo. Il gruppo di lavoro che ha realizzato il dossier di questa candidatura è coordinato dal professor Pierluigi Sacco, docente di economia della cultura all'Università IULM di Milano. Il territorio del cratere sismico ha sviluppato delle forme di resilienza basate sulla cultura e sulla qualità della vita, ha detto Sacco, che possono essere utili a tutta Italia come un laboratorio di ricostruzione, un'occasione per l'Aquila e per tutto l'Abruzzo, che si distingue nel paese per la concentrazione di luoghi verdi e di vivacità culturale. Il dossier è stato costruito sulla base essenziale della partecipazione con le strutture che operano nel mondo della cultura e con l'intero tessuto sociale del territorio, senza trascurare le attività produttive. Nel dossier si fa riferimento all'intero territorio del cratere sismico aquilano, conclude Sacco.
Andiamo avanti, ad Alba Adriatica torna la seconda edizione di Reflex istantanee del pensiero contemporaneo. La rassegna punta a stimolare la riflessione sui temi della contemporaneità. Saranno quattro le serate che daranno forma al palinsesto dell'evento, tra gli ospiti Diego Fusaro, Gianfranco Pasquino, Umberto Galimberti e Ivano Dionigi. Vediamo. Sì, esprimo molta soddisfazione perché nonostante l'emergenza sanitaria e quindi per un momento avevamo rinviato Reflex, questa rassegna culturale al 2021, siamo riusciti a creare un cartellone con veramente relatori illustri per il mese di agosto, quindi Reflex per quest'anno e per l'emergenza che tutti noi sappiamo si sposta al mese di agosto, nonostante il suo periodo deputato, proprio come era nato, a marzo, a maggio, anche in un'ottica di anticipazione della stagione estiva. Comunque siamo contenti di poter presentare questi ospiti, quindi sarà un momento di confronto, riflessione. Tre eventi si svolgeranno a Villa Flaiani, mentre solo uno, il 19 agosto, con Umberto Galimberti, la location sarà Piazza del Popolo. Appena 15 giorni per mettere in piedi il cartellone con dei partner, dei compagni di ventura davvero importanti, e quindi si torna ai fasti dello scorso anno. Sì, assolutamente, nonostante il poco tempo questo non deve essere un sinonimo di scarsa qualità, e infatti devo proprio ringraziare, grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Culturale Luoghi della Scrittura e della Proloco Spiaggia d'Argento, che ci hanno permesso di realizzare questo evento nonostante il poco tempo a disposizione. Posti contingentati, ma c'è anche l'idea di un'app per prenotare. Sì, infatti, grazie che mi hai fatto questa domanda, perché avevamo proprio comunicato tramite la pagina Reflex che gli ingressi sarebbero stati contingentati fino a esaurimento posti, raccomandando la puntualità, perché ci sarà da firmare, come sapete, una sorta di dichiarazione, ma dato che negli ultimi giorni l'ufficio IAT è stato contattato da molte persone, stiamo valutando se creare un'app, di cui comunque forniremo comunicazione tramite la pagina Reflex. Adesso siamo allo sport, parliamo chiaramente di calcio di Serie B, perché c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda le date dei play-out. La Lega infatti ha deciso di riprogrammare le date delle gare dei play-out, vista la discussione del ricorso del Trapani contro la penalizzazione di 2 punti, che sarà esaminato, come comunicato dal Collegio di Garanzia del CONI, il 6 agosto, e che vede il Pescara chiaramente interessato da vicino per capire quale sarà il suo destino, se disputare i play-out oppure, in caso di restituzione di punti al Trapani, retrocedere direttamente in Serie C. Per questo è stata disposta la variazione della data di andata della finale play-out, che non si disputerà quindi venerdì 7 agosto alle 21, ma lunedì 10 agosto sempre alle 21. Il ritorno invece resta come previsto in precedenza, cioè alle 21 di venerdì 14. E allora andiamola a vedere la partita di ieri del Pescara. Serata amarissima per il Delfino, che a Verona ha visto sfumare la salvezza a un solo minuto dal termine dei 90 minuti regolamentari. I risultati degli altri campi consentivano infatti ai biancazzurri di centrare l'obiettivo anche con un pareggio, ma il gol all'89esimo ha fatto saltare tutti i piani. Prestazione nulla da un punto di vista offensivo per il Pescara, la cui salvezza passa per l'appunto, come dicevamo, dal play-out, stando così le cose, che si disputerà contro il Perugia, ma tutto resta sub iudice, aspettando la decisione del CONI sui punti da restituire o meno al Trapani. Vediamo il servizio della partita di Paolo Renzetti. Fatal Verona per il Pescara, che perde di misura nel torrido catino del Bentegodi, finendo nei play-out, ma con il punto interrogativo del ricorso del Trapani, che verrà discusso il 6 agosto. Se ai siciliani verrà restituito anche un solo punto per il Pescara, sarà Serie C. Sottil ritrova Galano e mette in campo la sua squadra con il 4-3-2-1, ma con Memusciai alto e Crecco in mediana, panchina iniziale per Clemenza e Pucciarelli. Il Chievo di Aglietti risponde con il 4-3-3 nella serata caldissima, l'avvio di gara e a buon ritmo
ritmo, ma con le due formazioni guardinghe e con i due portieri mai seriamente impegnati nella prima parte di tempo. L'unica nota di rilievo è l'ammonizione di Memusciai. Al 22esimo ci prova Garritano dai 22 metri con il pallone che finisce sopra la traversa. Al 25esimo ci vuole però tutta la bravura di Fiorillo sul tiro ravvicinato di Segre. Ottima risposta dell'estremo abruzzese che risponde presente nella gara più importante della stagione. Sale un po' il baricentro dei locali con i biancazzurri che provano a ripartire in contropiede, anche se al 31esimo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Giorgevic che mette di poco al lato. Sì, al 36esimo è Fiorillo ancora una volta a salvare in angolo. Rischia il Delfino anche con Palmiero ammonito dopo Memusciai. I biancazzurri soffrono perché non riescono mai a rendersi veramente pericolosi con Galano che al 41esimo ci prova su punizione con Semper che controlla però senza problemi. Gli ultimi minuti della prima frazione di gioco vedono ancora il Chievo insidioso al 44esimo e ancora con Giorgevic che dalle parti di Fiorillo non riesce a concludere a rete. Nella ripresa avvio di gara su ritmi non elevati con il caldo che costringe i giocatori delle due squadre a dosare le forze in campo. Al quarto d'ora si infortuna Palmiero che lascia il campo a Castanos. Al 16esimo ancora Fiorillo protagonista con la parata su Giorgevic che ancora una volta arriva ad un passo dal gol. Soffre il Pescara anche in questa ripresa con la partita in mano al Chievo che fa anche molto possesso palla. Al 24esimo si fa male del Grosso che viene sostituito da Scognamiglio. Sottile passa la difesa a 3 con il lento trascorrere dei minuti. La gara resta così sul risultato ad occhiali con il tecnico del Pescara che poi al 38esimo manda in campo Bruno e Borrelli al posto di Memusciai e Maniero, ma il Chievo preme e al 39esimo Vincenzo Fiorillo è miracoloso su Garritano sotto misura con la sofferenza abruzzese davvero incredibile in un finale di partita che vede poi il gol dei padroni di casa all'89esimo ancora con Garritano, questa volta riesce a beffare il portiere del Pescara regalando il vantaggio alla sua squadra. Vede l'inferno dei playout il Delfino, ora costretto ad una rincorsa disperata nei 6 minuti di recupero per evitare la pericolosa coda dei playout e con il direttore di gara che al 95esimo non vede un tocco con la mano di Grubach in area clivense e con l'1-0 che si cristallizza al 96esimo e che così condanna la pool salvezza la formazione abruzzese, ma solo se ci sarà la conferma della penalizzazione del Trapani. Per il Pescara inizia una settimana davvero di fuoco. Questa sconfitta arrivata all'89esimo, Pescara fino a un minuto dai tempi regolamentari era praticamente salvo. Sì, hai detto tutto tu. Ancora una volta per un'ingenuità difensiva abbiamo preso gol. Onestamente non è che avessimo, se non sulle palle in mezzo, che purtroppo noi soffriamo quest'anno da far paura, però alla fine voglio dire, hai preso gol e ti trovi in questa situazione, è chiaro che ci metto la faccia perché io sono il presidente ed è giusto che ci metta la faccia. Adesso c'è una settimana di lavoro da fare. Bisogna fare in maniera tale che si arrivi contro il Perugia ad avere sicuramente un atteggiamento diverso, anche perché una delle due la devi vincere altrimenti vai a casa, ma io credo che se al Trapani dovessero ridare i punti vuol dire che in questo calcio si può fare tutto e quindi dal prossimo anno il Pescara non pagherà più nessuno. Lei aveva detto la settimana scorsa a Verona dovremo giocare la partita della vita, questa sera almeno dalla tribuna è sembrato di non vedere una squadra che giocava la partita della vita, è d'accordo? Ma sono d'accordo perché se non arrivano i risultati è evidente che manca qualcosa, è evidente che la squadra sta dando meno di quello che può dare e io ci metto anche che adesso probabilmente tremano le gambe perché tanti di loro nel modo più assoluto non avrebbero mai pensato di trovarsi in questa situazione ed è difficile quando ti trovi in questa situazione per gente che magari non è abituata, però siccome ci siamo o tirano fuori i coglioni oppure è giusto che andiamo dove dobbiamo andare. Un tocco con la mano di Grubach in area di rigore al 94esimo, a Trapani c'era un rigore per fallo di Clemenza in area, col Perugia 2 gol segnati dal Perugia in fuorigioco. Sì, però se ne parlo io diventa sempre, sembra quasi di cercare alibi. Lo abbiamo sempre detto. Di cercare alibi, quindi in altre città quando ci sono questi torti vanno giù pesante, noi invece andiamo sempre giù pesante nei confronti della squadra e probabilmente qualche volta bisogna andare pure farsi sentire anche a livello di stampa perché è evidente quello che dicevi tu, cioè che nelle ultime 5-6 partite abbiamo subito dei torti che onestamente sono sotto gli occhi di tutti. Come si fa a ripartire per questa doppia sfida play-out da un punto di vista anche soprattutto mentale?
Se non hai gli stimoli, se non riesci a trovare dentro di te gli stimoli per salvare una categoria che per tutti quanti è importante, in primis per la città, per la società, per i tifosi, ma anche per i giocatori, perché molti di loro è vero che andranno via, ma molti di loro dovranno rimanere a Pescara, hanno i contratti a Pescara, quindi cioè, voglio dire, se non trovano lo stimolo loro, chi li deve trovare? E allora lasciamo quest'ampia pagina dedicata al Pescara, adesso cambiamo disciplina, parliamo di basket, sarà la Teramo a Spicchi a portare avanti la pallacanestro in Serie B a Teramo dopo la cessione del titolo da parte della vecchia società a quella del presidente Fabio Nardi che ascoltiamo, vediamo. Sì, diciamo completamente cambiata e stravolta soprattutto. Noi 10 giorni fa stavamo ancora proiettati che dovevamo fare il campionato di C-Silver o al massimo di C-Gold di un eventuale ripescaggio, comunque la domanda l'avevamo fatta. L'improvviso è arrivata questa opportunità e l'abbiamo presa al volo, però ecco, una settimana di... che ancora non ci rendiamo conto perché in una settimana abbiamo dovuto produrre parecchie pratiche, parecchia burocrazia e adesso diciamo ci siamo. C'è stata subito intesa con il presidente Ruscitti e la Teramo Basket? Sì, assolutamente sì, senza problemi. Sono amici che in questi anni comunque conoscevamo perché per rapporti comunque tra le società, quindi senza problemi. Loro avevano intenzione di cedere il titolo. Noi a quel punto ci siamo resi conto che questo titolo sarebbe andato fuori città e siamo sentiti un po' carichi di responsabilità. Abbiamo detto va bene, è il momento. C'è ancora uno staff tecnico da definire, però si parte con l'obiettivo di default, ecco, come si è detto in conferenza stampa, di mantenere ovviamente la categoria. Sicuramente noi arriviamo per la prima volta in questo campionato, non conoscendolo non posso pensare di avere obiettivi diversi da quello di non mantenere la categoria. Questa categoria che adesso è stata diciamo acquisita e così, e dobbiamo per forza di cose mantenerla. Lo staff è ancora presto, adesso fino ad oggi mi premeva che tutta la documentazione arrivasse in federazione senza problemi e adesso già da domani si inizia a pensare allo staff, tutte le figure, i giocatori e tutto quello che c'è da fare. E si giocherà qui al Palabinchi, al Palacquaviva per insomma con dei lavori che aumenteranno la capienza come nelle vostre intenzioni, ma c'è anche il Palasca. Certo, assolutamente, il Palasca innanzitutto per me è fonte di ricordi e di orgoglio perché avendo vissuto tutta la trafila delle giovanili e poi come tifoso della loro basket di Serie A, quindi per me poter giocare con una mia società anche un titolo di Serie B al Palasca è bellissimo, proprio è un onore. È logico che avendo noi la palestra qui della cui vivo in gestione non dispiacerebbe disputare le partite qui, anche perché ritengo che magari è meglio avere una palestra più piccola ma sempre piena e magari avere le stesse persone in un impianto molto grande dove magari non fa la differenza il pubblico. Io essendo cresciuto anche come tifoso vorrei una palestra calda, un impianto caldo diciamo. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.